si chiama LEMGO, è un cosiddetto Patient Support Program, un programma di assistenza ai pazienti per favorire il monitoraggio della terapia della sclerosi multipla. Appena vinto il premio della Fondazione San Camillo Forlanini, il premio Eccellenza in Sanità, nella categoria Innovazione, in quanto utilizza una serie di tecnologie digitali molto interessanti. Noi ci siamo fatti spiegare il suo funzionamento da chi questo progetto, questo sistema l'ha utilizzato tra i primi e che ha contribuito a metterlo a punto, dal dottor Mauro Zaffaroni, che abbiamo incontrato qui a Gallarate in uno dei centri italiani più importanti per la terapia della sclerosi multipla. Dottor Zaffaroni, prima di parlare del progetto vorrei che ci dicesse due parole del centro di Gallarate. È un centro importante, c'è un po' di storia della sclerosi multipla qui, come mai? Assolutamente, il centro di Gallarate è il primo centro che è stato creato e fondato in Italia nel 1964, proprio finalizzato alla cura e all'assistenza dei pazienti affetti da sclerosi multipla. Sulla scorta della nostra esperienza poi sono nati altri centri in tutta Italia e oggi i pazienti affetti da questa malattia trovano una risposta alle loro esigenze e ai loro bisogni vicino, nel loro territorio vicino a casa. Dottor Zaffaroni, ecco, veniamo invece adesso al progetto che ha vinto il premio. In cosa consiste in generale? Riesce un po' a farci capire appunto le dinamiche? Sì, si tratta di una piattaforma informatizzata che ha come base l'utilizzo di uno strumento informatico come il computer o il tablet o lo smartphone da parte sia del paziente che del medico. Il paziente ha la possibilità di caricare direttamente i risultati degli esami di monitoraggio sulla piattaforma in maniera ovviamente assolutamente anonimizzata. Il medico riceve un alert della presenza di questo tipo di comunicazione, si inserisce nella piattaforma e può visionare direttamente gli esami. Non solo, a questo punto può dare un'informativa, una risposta, un feedback al paziente, il quale in questa maniera riceve in tempi molto, molto veloci una informazione sull'andamento del monitoraggio della sua cura. Ecco, c'è un ruolo anche molto importante di un centro servizi che è proprio a disposizione di entrambi, del medico e del paziente. Cosa fa il centro servizi, dottor Zaffaroni? Il centro servizi ovviamente coordina ed è la base di riferimento per la gestione della tecnologia, ma essendo il flusso delle informazioni bidirezionale totalmente anonimizzato, il centro è un punto di riferimento qualora ci fossero disfunzioni o anomalie o difficoltà da parte del paziente. Oltretutto su questa piattaforma è possibile estrarre anche dei dati di monitoraggio dell'intera popolazione che si segue. In questo modo il paziente o il centro ha la possibilità di tenere monitorato non solo il singolo paziente, ma anche il complesso della coorte di pazienti che ha in trattamento con questo farmaco. Senta, parliamo di dati clinici, quindi dati sensibili, è tutto insomma rispettoso delle normative passate, presenti, non dico future, ma il GDRP per certo, esempio? Certo, certo, assolutamente sì, il paziente firma un consenso informato, il protocollo è stato sottoposto anche agli enti regolatori amministrativi dell'ospedale, quindi tutto è fatto da una parte alla luce del sole ma con l'assoluto rispetto della privacy. Dottor Zaffaroni, questo progetto, questo servizio che si chiama LEMGO ha un farmaco al centro. Di che cosa si tratta? Qual è questo farmaco appunto che i pazienti assumono che necessita poi di un certo di un monitoraggio abbastanza continuativo? Il farmaco è alemtuzumab, un farmaco importante per il trattamento della sclerosi multipla, un farmaco ad alta efficacia, ma un farmaco che richiede anche un monitoraggio, uno stretto monitoraggio di alcuni parametri ematochimici in particolare. Ed ecco, in questo l'EMGO è uno strumento estremamente utile e versatile e utilizza quegli strumenti comunemente nella tasca di ogni cittadino e quindi anche dei nostri pazienti e quindi anche di noi medici per comunicare in maniera rapida, in maniera snella con il paziente. Qual è l'utilità che avete visto poi nella pratica clinica dal vostro punto di vista, da quello del medico? Perché è stato un progetto così apprezzato, tanto appunto da aver vinto il premio qualche giorno fa? Dal nostro punto di vista è importante perché per la celerità con cui riceviamo le informazioni e quindi possiamo anche dare delle risposte in tempi altrettanto celeri ai pazienti con uno strumento semplice come la mail che attraverso la piattaforma stessa può essere rinviata al paziente. Il paziente come vive questo rapporto? Cioè l'utilizzo della macchina rafforza il rapporto medico-paziente, lo rende più freddo, ecco come...
Qual è il punto di vista dei vostri assistiti? Sì, nell'esperienza con i nostri pazienti è stato accolto favorevolmente, perché come dicevo si tratta di strumenti informatici ormai alla portata di tutti, il computer, il tablet piuttosto che lo smartphone, ma non viene indebolito il rapporto con il medico, assolutamente, il paziente si sente più vicino nel ricevere una risposta immediata, senza attendere la visita prenotata, il paziente sicuramente si sente più vicino, si sente meglio assistito, meglio curato, e da parte nostra questo aumenta i margini di sicurezza nella gestione di questi farmaci complessi. Quindi insomma questo rapporto medico-paziente di cui si parla tutti i giorni con la tecnologia può essere rafforzato e non il contrario. Assolutamente sì, ovviamente alla base c'è sempre un rapporto diretto tra persone e persona, e questo può essere, se è aumentato e potenziato, facilitato e accelerato dalla tecnologia, ben venga, questo viene accolto positivamente dalla maggioranza dei pazienti, soprattutto quelli più giovani, che sono quelli più abituati a utilizzare questi strumenti. Più tecnologici. Più tecnologici.